Ecco, buonasera a tutti. Due compiti che ho svolto, quello di parroco e quello di direttore della Caritas, al quale non pensavo proprio, ecco, così non avrei mai pensato di fare il direttore della Caritas, soprattutto venendo qui anche questa sera, questi giorni, è vero, in un mistero di Dio, ecco, che si manifesta e Dio parla e noi leggiamo e capiamo le sue parole sempre dopo. Travenendo dentro questa cittadella della carità, mi sono ricordato proprio il rapporto con Don Luigi Di Liegro, che come lui proprio, mentre io ero parroco, mi ha trascinato qua dentro negli anni 90, quando è venuto qui e ancora tutte queste strutture che voi vedete non appartenevano ancora al servizio Caritas, ma quello che apparteneva era solamente la casa di accoglienza, quella che sta qui davanti, era una ex scuola. Don Luigi, con il quale ho avuto un'amicizia, e ringrazio Monsignor Carlo Graziani perché era un contemporaneo che mi ha introdotto nell'amicizia di Don Luigi Di Liegro, proprio sapendo che doveva aprire questa casa di accoglienza, è venuto a chiedermi aiuto e supporto, e mi sono ritrovato poi dopo così dentro questo ambiente senza averlo preventivamente pensato. E ricordo allora che io ho dato a Don Luigi Di Liegro tavoli, sedie, perché avevo nella mia parrocchia un certo dottor Tavazza, che qualcuno di voi ricorderà, Luciano Tavazza, il quale, essendo direttore delle Napoli, mi ha detto: guarda, stiamo chiudendo delle case, hai bisogno di tavoli, hai bisogno di sedie, hai bisogno di qualche cosa. Io, come facevo sempre, stando parroco in parrocchia, raccattavo tutto, perché poi tutto mi serviva. E allora Don Luigi mi ha chiesto, e io ho portato qui quindi i primi tavoli, le prime sedie che sono state utilizzate dentro la struttura di accoglienza, venivano dalla parrocchia di San Frumenzio, dove Don Luigi era venuto a sensibilizzarci proprio perché doveva venire questo. Tant'è vero che i nostri giovani, i primi giovani di San Frumenzio, sono venuti qui, hanno cominciato a dipingere le stanze, hanno messo delle tende così che dividevano le stanze, e si è iniziato il servizio qui di accoglienza. Non avrei mai pensato poi che successivamente io sarei venuto qui come direttore. Ricordo un altro particolare, che Don Luigi ci aveva talmente sensibilizzato che, ovvio, io come parroco a mia volta ho tentato, ho cercato di sensibilizzare la parrocchia dove stavo, la parrocchia dove ho vissuto per 28 anni, San Frumenzio. È una parrocchia che è stata costruita in maniera intelligente, in senso contrario. Sulla strada non c'è la porta con la scalinata che mette la gente in mezzo alla strada, ma c'è l'abside. Dall'abside si deve capire che era una chiesa. La gente invece esce e rimane nel cortile interno, dove ci si può incontrare se è il cortile del paese. Bene, nell'abside fuori dalla chiesa, proprio in occasione dell'apertura di questa casa, i ragazzi della parrocchia che erano venuti qui a portare sedie, a portare tavoli, a dipingere, a fare, hanno detto: noi dobbiamo far capire a tutta quanta la gente che sta avvenendo questo fatto. Ricordo che hanno disegnato uno striscione lungo 15 metri, alto forse 80, dove c'era scritto questa frase: Gesù nasce anche a Ponte Casilino, con una grossa scritta, per cui tutte le macchine che passavano, oltre che quelli che venivano in chiesa, si domandavano che cosa significasse. Le macchine che passavano sotto cercavano di capire: ma cosa vogliono dire questi qui con questo striscione? E questa è stata la sensibilizzazione che noi abbiamo tentato di fare proprio con la gente, perché se non ci sono le persone, le strutture non servono a niente. Questo credo che è ovvio, insomma. E le persone sono partite proprio da lì, e proprio da questa sensibilizzazione che Don Luigi è venuto a fare nella nostra parrocchia di San Frumenzio è nata l'esigenza e il bisogno di essere anche noi accoglienti allo stesso modo. Don Luigi diceva: in una parrocchia, e questo è un concetto credo che sia cresciuto, nato e cresciuto, e oggi non può essere più messo da parte, in una parrocchia ci deve essere il luogo della preghiera,
della liturgia, il luogo dove si parla di Dio, della parola, è il luogo della carità. Diceva Don Luigi molte volte a noi, ci diceva: come mai avete 30, 40, 50, 80 catechisti e poi ci sono due persone che si impegnano solamente per la carità? E allora nella parrocchia di San Prudenzio, se voi andate, ci sono le tre strutture, addirittura una casa che si chiama oggi Mambre, in ricordo di Don Luigi Di Pietro, è la casa della carità, dell'accoglienza. Sono, come dire, quello che diceva Toni prima, sono i pensieri da Don Luigi passati alla comunità parrocchiale, la comunità parrocchiale che l'ha fatta proprio vivere, ecco, nella realtà. È quello che in qualche modo dovrebbe essere il servizio che fa la Caritas, e credo che questo è quello che ha fatto per questi 40 anni la Caritas, perché se a Roma ci sono tantissime volontarie perché proprio si è fatto questo lavoro di formazione e di sensibilizzazione. Si dice sempre, lo ripeto, voi mi perdonerete, ma adesso, dato che si dice sempre che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. A Roma quello che è bello è che ci sono migliaia di persone, che alberi che crescono del volontariato. La cosa più bella che c'è in questa nostra città di Roma è che ci sono tantissime persone disponibili a mettersi a servizio degli altri, ed è quello che è nato proprio dalla sensibilizzazione di Don Luigi Di Pietro. Quando io ho iniziato ad essere il direttore della Caritas, ho iniziato il 1 settembre del 2009 e ho terminato il 31 agosto alle ore 24 del 2018, 9 anni precisi secondo il diritto, no? precisi. Allora, quando io ho iniziato a fare questo servizio, mi avevano detto: guarda, bisogna ristrutturare per andare avanti. È stato più facile trovare i soldi che trovare, attraverso la burocrazia, i permessi per poter costruire. E sono molto contento perché tantissime persone hanno tirato fuori quello che era necessario. Siamo riusciti a trovare 4 milioni per mettere a posto l'ostello di Via Mazzara. Voi pensate che offerta che ha fatto la Caritas di Roma a questa città di Roma. E questo è venuto solamente, la maggior parte è venuto per il 90% dai privati e dalle persone. Come anche, e questo lo devo ringraziare, lo ringrazio oggi, le persone che ci hanno messo a disposizione tanti soldi per rimettere a posto una delle case famiglia, la famiglia Principi, che ha avuto un'eredità, e noi abbiamo ristrutturato la casa famiglia di Villa Gloria. Ricordiamo il cavalier Martella, che ci ha dato pure tantissimi soldi per mettere a posto un luogo di accoglienza per i malati di Alzheimer. Come voglio ricordare, mi fermo, poi il cardinale mi scomunica e non mi fa fare più niente, come uno dei canonici di San Giovanni è venuto a me e mi ha detto: Don Enrico, io voglio fare la carità, ma non voglio che si dica quando è morto ha lasciato questo per fare la carità, la voglio fare oggi. E mi ha dato dei soldi per mettere a posto la casa del custode di Villa Gloria. La casa del custode, io ho interpretato questa frase come chi è il custode se non il Signore, e ne abbiamo fatto diventare la casa di preghiera, la cappella dedicata a San Damiano di Molokai a Villa Gloria. I volontari, la gente, la disponibilità, questa è la Caritas, non è il servizio, coloro che si mettono in moto per essere disponibili al servizio degli altri.